Partito? Sì. Allora, come potete vedere, siamo qui dove di solito io faccio i miei esperimenti, di solito è tutto sistemato come per fare i filmati. Oggi invece è pieno di cianfrusaglie, sbagliato, pieno di cose in mezzo, perché è semplicemente una dimostrazione che tu ieri appunto mi hai fatto pensare che dovesse essere una prova equivocabile, no, inequivocabile, del fatto che siamo nel 2014, per cui oggi siamo il 29 agosto e andremo a provare senza nessuna discussione che siamo nel 2014. Quindi mi seguo, mi seguo. Momento topico Sì. del ecco qui Sì, però ti devi allontanare un po' perché sennò. Eh sì, stanno insieme, sempre. È sfocato, è sfocato. Si legge? Sì, adesso sì. Si legge bene, sì. Posso spegnere? Sì, puoi spegnere. Allora, che giorno era oggi? Io sono sicuro che è il 27. No, no, oggi è, aspetta, è il Agosto. 28. No, oggi è 27, non è 28. No, oggi è 28. Vabbè, sarà 28. Che giorno è il 28? 28 agosto, mercoledì. Ah no, giovedì. Giovedì 28 agosto 2014. Non abbiamo niente da fare perché ieri c'era la lettura del gas. Farò vedere alla telecamera che c'era la lettura del gas ieri. Per novità era prima, ma insomma. Fino al 27 avevamo tempo per fare la lettura del gas. Dunque, io qua avevo scritto delle domande. Mi servivano per fare una telefonata particolare nel 2015, a me stesso nel 2015. Queste domande erano state selezionate, diciamo, per scoprire delle cose particolari che noi non possiamo sapere, essendo naturalmente nel 2014, a noi servivano. Sono di quelle domande che delle volte ci facciamo, ma come sarà il tempo fra un anno? Che cosa succederà? E lo sapremo ben presto chiamando il numero blu. Ce l'hai tu il numero, vero? Aspetti, passa. 009. Aspetta, non ho ancora preso il telefono. Non capito sta fretta che Hai detto tu, c'è il c'è un treno numero. che parte. Allora, ripeti. 009 454 672 1. Finito, va bene, Sì. sì. E poi devo premere questo tasto tre Start tre volte. volte. Ecco qua. Sta chiamando, sta chiamando. Ma che giorno è oggi? No, aspetta però, c'ho una settimana enigmistica qua. Questa però è di ieri, 16 luglio 2015. Questa è la prova che siamo nel 2015. Si legge? Facciamo le varie procedure per leggere la data. Aspetta. Dove sta la data? Ah, Da sì. qua, ricordo che lo scorso anno ci abbiamo messo una vita per Sì, trovare la sì. data. Aspetta, che metto a fuoco. Dove sta il fuoco? Niente, non lo trovo. Vabbè, comunque si dovrà vedere. Fai una prova a Vabbè, me. fai tu. Dai la macchina al regista. Ma non è automatica la messa a fuoco. Sì, dovrebbe essere, però non. Vabbè, allora è del tutto inutile tutto ciò. Vabbè, comunque si vede Ma non si vede, non si vede. Cioè, voglio dire la data, dove. venerdì 29 agosto, qua. Ma non si legge, porca miseria, potrebbe essere qualsiasi cosa. Si muove, si muove. Ancora no. Sì, ma, non si legge la data, non si legge. Ma è troppo vicino. Un pochino più di qua, appena. No, troppo, pochissimo, più giù. Ecco. Adesso faccio ancora una zoomata.
Ecco, si è mosso un po'. Eccolo qua. 16 luglio 2015. L'ho presa. Perfetto. Pronto? Pronto? Ciao, parlo con me stesso? Sì, sono sì, io. Sì, ciao. Aspettavo la telefonata. Allora, sì. Tutto bene da quelle parti? Com'è il tempo? Il tempo non è un... Ah, è brutto tempo? Eh sì. Ah, vabbè. E qua invece oggi è una bella giornata. Immagino. Capita, delle volte ci sono degli intoppi. Intoppi. Sì. Allora, qui... Sì, io chiamo dal 2014. Bene. Con 5 domande particolari. 5 domande? Sì, esatto. Sì. Sei pronto? Sì. Allora sono pronto. Ecco qui. Allora, sono delle domande che io non ho voluto finora dire perché volevo dirtele subito. Va bene. Allora, la prima domanda è: come va in quel periodo? Cioè? Se è un periodo positivo oppure no? Ma non lo so bene, ma come mai così sbrigativo? No, è perché sono di fretta, hai capito? Poco tempo? Sì. Di fretta? Sì, perché devo fare un altro lavoro dopo. Sì. Ma quindi ce la facciamo? Sì, tu basta che mi dici come va in quel periodo, se è una situazione nera, bianca, gialla, rossa, quello che è. Adesso siamo in un periodo abbastanza buono. Ah, sai com'è? A volte che siamo... ogni tanto ci sono dei momenti... Vabbè, sì. Vorrei cambiassero. Ah, sì, ho capito. Non sono brutti, anzi, ma niente. Sai... di speciale, però... Sì. Ho visto molte cose di questo tipo. Seconda... E questo sì, è il punto. Seconda domanda. Va bene. Qual è... Immagino... Sì. Una domanda più approfondita. Sì, qual è stato il tuo ultimo video? Allora, nel mio ultimo video ho realizzato un disegno illustrando delle figure, un po' diverso da quelli precedenti a carboncino. Ah. Ma volevi sapere il nome? Sì, il titolo volevo sapere. Il titolo è Ombre Blu. Ombre Blu? Sì. Ah, Ombre Blu. Racconta di un sogno... Aspetta che me lo segno. Ne avevo realizzati già due di questo tipo. Sì. E stavolta mi è sembrato interessante cambiare alcuni dettagli, come appunto i colori o la narrazione con la voce fuori campo. Così ho visto le differenze di stile. E quindi ho dato lettura per così... Aspetta che non sento bene. La linea è disturbata. Pronto? Pronto? Pronto, mi senti? Pronto? Ecco, era caduta la linea, non ti sentivo più. Sì. E ora? Bene. Allora, eravamo rimasti che il titolo del video era Ombre Blu. Allora, dicevo, Ombre Blu è il titolo, però volevo chiarificare che l'episodio è sul treno. Ah, beh, particolare, sì. E che mettendo un sottotitolo oriento lo spettatore in un'ambientazione. Sì. Quindi, pur essendo senza voce fuori campo, il sottotitolo svela il dettaglio principale di questo sogno realizzato attraverso questo... Io qua sto già leggendo la terza domanda perché dobbiamo sbrigarci, che non abbiamo più tanto tempo qui. Ho capito. Allora, la terza domanda è: quali sono stati gli episodi più interessanti nei video precedenti? Vediamo, quello che è stato quando a febbraio ho filmato la discussione tesi. Veramente? Non ci credo. Non è possibile, no, veramente. Diciamo che quello l'ho deciso, ho fatto un'improvvisata. Beh, allora vuol dire che stiamo migliorando, senza dubbio. Il montaggio è di qualità. È appunto, sì. Purtroppo avevo una sola telecamera funzionante. Ah, peccato, guarda. Vabbè. E che vuoi fare? Ma del resto come si fa? Cioè, tutte le occasioni non si possono mai prendere subito, vabbè. Quindi alla fine capisci che il montaggio... Pazienza, sì. Un buon video alla fine. Sì. La prossima volta sarà meglio. Sì, quindi pensi che... Sì, il prossimo sarà meglio, vabbè. Vabbè, certo. Così. Siamo a posto. Perfetto. Sì, la quarta domanda è... Se ho conosciuto una nuova amica in particolare. Un'amica in particolare? Così, in generale. Generale? Sì, ricordo che ho avuto un numero di telefono, però poi non rispondeva. Non l'hai vista? Non ha risposto proprio. Ho capito. E quindi non l'ho più vista alla fine. Non l'ho più vista. Non lascio mai perdere del tutto. Però sì, non si sa mai, però può darsi che più avanti... La situazione cambia. Sì, anche qui, diciamo che...
Non si può mai sapere in futuro cosa può succedere, sì. Infatti. Sì, sì, infatti. Ho chiesto poi aiuto a un'amica per un video. Mi ha partecipato? Beh, che domanda. Ah sì, faceva parte addirittura, sì. Dico. Non è la prima volta. No, ma quello l'avevo già fatto uno. No, io dicevo un altro. Ah no, ne hai fatto un altro. Sì, infatti. Ho capito. E questo a settembre. Ecco, siamo già arrivati alla quinta domanda. Sì. La quinta domanda. Sì, la quinta domanda è un po' diversa. Sì. È diversa. Sì, questo è basata su un evento politico, una domanda di carattere politico. Se c'è stato un evento particolare da raccontare. Ma ultimamente niente di speciale. Niente di speciale? Ma... Beh, del resto non è che sia passato tanto tempo, perché adesso siamo in agosto. Non so. Sì. Sì, qua ancora luglio. Sì, sì. Neanche un anno. L'unica cosa che adesso mi ricordo è stata l'elezione del Presidente della Repubblica. Ah, però. Quindi questo è l'inizio del 2015. Beh, insomma, meglio che niente, qualcosa abbiamo, per dire. Beh, così. Sì. Sì, sì, non è male. Beh, qua sono finite le domande. Perfetto, allora. Per il resto, sì, tutto bene, allora. Non mi lamento, sai. Sì. In questo periodo carico un video al mese. Ma sto cambiando la prospettiva. Sì. Purtroppo non dipingo molto, disegno più che altro. Cerco di unire l'artista, l'arte, la pittura, ma ancora pensare di trovare uno spazio in realtà. Sì, sì. Spesso succede di avere un blocco, o più che altro come una sorta di allenamento in queste cose. Come? No, dicevo, le cose stanno così alla fine. Ah, ho capito. Le situazioni. Sì. Ad esempio cercavo di coinvolgere un amico per un video e vedevo che rispondeva ma... Non so come sentivo... E non era nel suo agio. No. No. Pare di no. Capito. In realtà poi il video è venuto bene, il problema è l'organizzazione. Stavo pensando l'altro giorno ad uno dei chilometri. E quindi poi il 24 che cosa fai? Il 24, il penultimo giorno di allenamento, molto energico, tra l'altro... Pensavo che avrei trovato un impiego estivo, ma sicuramente andrò a allenarmi l'anno scorso ero tornato a Londra e non sono andato. Ho cambiato due volte col treno, e poi per l'alloggio mi hanno suggerito di prenotare dalle suore. Sì. In realtà ho già risolto diversamente. Sì, sì. In qualche modo mi sono arrangiato, insomma. Per forza, non c'è alternativa. Alla fine ci ho messo mezz'oretta. Sì. Due anni fa sono stato soddisfatto e poi infatti ce n'è sempre un poi camminare. Ma infatti fanno fatica. Ma è che... questo, è questo è. Capito la storia? Sì. Per cui in questi giorni ho pernotato. Vediamo. Sì. Bisogna prendersi per tempo. Sono d'accordo, sono d'accordo. Poi l'altro giorno pensavo a quest'ultimo periodo, l'estate. Sì. No? E bazzicando alla zona di San Polo, vedo che non c'è il cinema ancora. Sì. E ho capito che non lo metteranno più. Ma veramente? No. Per queste cose sono in pericolo. Sì, sì, anch'io. È sbagliato. Ma no. Pensi che è sbagliato? Sì, sì. Non capisco la logica di questa decisione. Sì. Sarà che mancano i fondi. Per questo. Sarà, ma io non ci credo. Va bene. Okay. Capito la storia? Senti, io adesso devo andare perché c'è un altro lavoro da fare, capito? Di che si tratta? Non te lo posso dire, guarda i miei video, quelli vecchi, che te lo ricordi dopo che cos'era. Quali? Quelli meno recenti? Sì. Quelli dello scorso anno? Sì, quelli che ho fatto nel 2014, quelli lì. E come li trovo esattamente? C'è una lista lunga, quelli di agosto, ti guardi quei video lì? Ah, guarderò allora se necessario. Agosto, adesso settembre, fra poco finito agosto... Uscirà magari i primi di settembre, non lo so adesso. Ma poi li pubblichi sempre insieme. Sì. Li guardo tutti. Poi mi dici qual è. Benissimo. Ho capito. Ci sentiamo allora, ci risentiamo. Sì. Magari farò delle telefonate per. A chi? Per cosa? Se non a te, più avanti, nel 2017, 2020, 2030, no? Poi non esageriamo, se no dopo è un po' troppo complicato, anche perché qua la linea. Abbiamo visto che non era proprio un granché, ogni tanto faceva dei rumori poco simpatici. Lo so che vuoi fare, va ci bene. Sentiamo. Va bene, ok. Stammi Ciao. Bene. Alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.